E siete giunta alla conclusione che... D'altra parte, sa, una cura vecchia come me, da 7 anni io sono rimasta sola. Sì, sì, questo già me l'avete abbondantemente ricordato in altre occasioni. Ma cosa c'entra questo con il nostro piccolo accordo? C'entra, c'entra, andruchese c'entra. Io devo dire avanti con la minima. La minima? La minima, la minima. E a pensioni non gli altri vecchiarelli. È una vergogna. Via sta miseria dopo che per qualcuno ha sempre fatto il dovere suo. E beh, certo, una persona che ha faticato per 30 anni. Faticato? Chi ha parlato di fatica? Io, per fortuna, non faticato mai in vita mia. Si proprio detto, mi ha detto proprio adesso che ha fatto il suo dovere per 30 anni. Certo, ho votato sempre. Politiche, comunali, regionali, sempre. Va bene, ho capito, ma... Allora veniamo a noi. Accetta le condizioni che abbiamo pattuito ieri. Che cosa è tale? No, signora, certo che non mi viene proprio per l'osso sul collo. Ma benissimo, benissimo, guardi. Mi sono permesso qua di redigere un contrattino che metta nero su bianco i termini del nostro accordo. Quindi, se lei è d'accordo, basta che metta una firmettina qua e una qua che rimane a lei poi. Ma fidato. Soltà sta penna che firmo. Vabbè. La penna l'ho dimenticata in camera, un attimo che la vado a prendere. Piccede, che se ci vede andò, come minimo ci strozza tutti e due. Che ci avrà scritto? Che ci avrà scritto? Capisco cosa io. Fai due prima. Allora, sta penna, ma me la dà o no? E che è stato? No! Che è su un fantasma? No, no! È solo che... Ma dici che è sta cosa? Niente, niente. Che seria più sto foglio? Che bello vestito che c'hai andò oggi. E no? Ma è quello che porto sempre. Buonasera, signor Antonio, buonasera. Ma buonasera, signor Basso, buonasera. Ma ha letto il contratto che abbiamo fatto con sua suocera? No, che contratto è? Ma niente, niente. Ho comprato un'enciclopedia dal signor Badere. Che hai comprato? L'enciclopedia. Ma che ci fai tu con l'enciclopedia, vai? La cosa più lunga di letto è stati i bigliettini quelli che trovi sui cioccolatini. Tu pensa per l'affari tua, che è meglio. Adesso, se non ti dispiace, io vado un mocco di là contro la figlia, ma che sta incavolata con te. Va. Che se non ci fossi io qui. Va, mi raccomando, e metti giù calco da 11. E se non me lo guadagno io lo paradiso. Ma con mazzi con la madre e con la figlia. Piuttosto dimmi un po' che sia il contratto che io non gioca più niente. Ah, beh! Forse io non gliel'avevo detto mai, ma mi occupo anche di editoria. E allora mi sono permesso di proporre a sua suocera di acquistare un'enciclopedia. Un'opera magnifica, fantastica. Sara, lo sai che mi dice a me il buon nonno? Mi dice sempre, attende cocco, sta attende, non crede mai a due cose. Alle donne e a un governo. Ma interessante. Visto? Certo. Anche perché poi sto facendo questa enciclopedia, a me non è che mi sconfiggerà tanto, sa? Andò, vieni tu subito, sfiggete! Che è subito? Ma che ne so, il computer giù sotto, fa un colore e dopo un po' fa un altro.
cadu. Chi lo cadu che cosa? E invece gli faceva sempre lo stesso programma, mi ero stufato. Arrivo, eccomi qua. Oh, buonasera signor sindaco. Quale onore. Buonasera signor Walters, l'onore è tutto mio. È in casa il Mariucci? Ah beh sì, l'ho visto proprio un attimo fa. Se attende glielo va a chiamare. No, no, fermo, fermo, non si disturbi, non si disturbi. Ah, pre. No, non si disturbi, posso attendere. Poi... volevo scambiare quattro chiacchiere con lei, sempre che non gli dispiace. Ma no, si figuri, prego, prego, si figuri. Questa sera... c'è l'opera del suo mistero. Ah, il barbiere di Siviglia. Rossini, mi piacerebbe tanto andarci. E nessuno lo vieta, né? Gli impegni, si figuri. Lei non sa quanto sia faticoso fare il sindaco, anche di questo piccolo paesetto marchigiano, sa. Sempre correre di qua, di là. Ascoltare questo, sentire quell'altro, mettere d'accordo quell'altro ancora. Ci credo. Ma poi, dopo tutto questo correre, prodigarsi, ma si accontenta mai nessuno? Ma che? Allora, mi scusi, ma si faccia gli affari suoi, molli tutto e si faccia gli affari suoi. Ah, appunto. Lei è di Torino, non è vero? È sicuro, eh? E viene ogni anno a Macerata a vedere l'opera? Sì, da 5 anni. E da 3 anni prendo qua in affitto l'appartamento del Mariucci. Lei non conosce mica la ditta Edil Travetti di Torino? Edil Travetti? Ah, ma come no? Travetti Antonio SRL. Appunto. È una ditta affidabile? Vabbè, per essere affidabile è affidabile, ma... ma? Ma... Travetti Antonio, lei è un volpone. Stia attento se ha che cosa fare con lui. Io sono sicuro che questa è la volta ora. Perché? Che c'è qualche dubbio? Lei è sempre la volta. Poi, tu c'hai la vista corta. Posso porti gli occhiali senza vedere cosa. Ma io voglio lei a vista del cervello. Senti qua, tutto su, che c'è trovi? Potresti non averci fiducia in me, ti capirico, eh? Ma hai visto? I risultati finali ce l'ha dati qui laggiù sotto. Anche l'altra volta andò. E l'altra volta sì, ma non ci avevo messo tutti i dati giusti, no? Guarda qua. Adesso io sto. Ma signor Antonio! Ma via! Non stia sempre a parlare di calcolo, progetti! E sua invenzione! Signor Vasti, no, non sto a parlare dei calcoli e dei progetti. Signor Cid, no, non me lo dica. Lo sapevo. Che ho sbagliato a fare libera ieri sera? No. Che ho sbagliato allora, i punti dell'altro mese? Mo sentivo, eh. Ma no, figurati Antonio, i conti vanno benissimo. Allora non sarà mica che è stato sbagliato l'ammanco che lei mi fece fare l'anno scorso per correggere tutti quanti i conti. Oddio, adesso saremo messi sotto inchiesta. Mamma mia, adesso mi metterà carcerato, mi metterà. Non sento. Oddio. Fatemi telefonare.
fatemi telefonare. Antonio, via, aspetta. Sono, va tutto bene? Sono venuto a parlarle di un'altra questione. Nessuno ci mette sotto inchiesta. Ah sì, veramente? Veramente. Va tutto bene? Pronto? Sì, dottore, so io. Che ho chiamato io? Ah! Come sta, dottore? Tutto bene a casa? Pronto? Buonasera. Prego, signori, state pure comodi. Ciao, mistella. Ciao. Alida, andarti bene? Rimango solo un momento, giusto il tempo, perché le devo piacere ad Antonio.